Cari amici, benvenuti in una nuova puntata di Minecraft! Minecraft! Qui io sono Elle e qui con me c'è il Chest, Ma con cui io? faremo una... Ma porca, pure tu ci sei, Ma io ci sono orca... sempre! Sempre, sempre ci sei. Sempre a romperti E una le texture, yeah! Sì, è vero, stavolta hai la texture. Abbiamo fatto alcune piccole cambiamenti, qua siamo tornati, ma niente di incredibile. Abbiamo creato questa mini stanza, fatto giusto qualche torcia, giusto per... Allora, questa Che fa un po' stanza fa schifeto, schifo, e per quanto sia tutto ben incorniciato con questa tappezzeria fatta giusta, e senza farlo apposta, poi lo sistemeremo. Per ora lasciamo che faccia schifo così, tanto non si lamenta nessuno. Ho già in mente come potrei sistemarla. Bene, allora mentre Kiria pensa come potremmo sistemarla, abbiamo un'altra idea da fare. Allora, vogliamo fare la zona per pozioni. Per cominciare, Ti piacerebbe una parete di lana nera? lana nera, anche d'ossidiana, ma ci mettiamo troppo, Se quindi la forse scavi te, hai amore. ragione, potremmo fare la lana nera, No, in perché no? realtà ho parlato troppo presto. Prima vedo se ce l'ho qualcosa. Ci pensiamo. Fatto così, prenderemo 7 pezzi di ferro e li mettiamo per fare il calderone. Tu, 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 tu. Una volta fatto il calderone, cerchiamo di prendere i nostri 4 bouquet di fiori vuoti e andiamo a prendere un pochino d'acqua nel nostro bellissimo cortile. Allora, uno Grazie al d'acqua, pozzo che ho fatto io, due, biribiribi. tre e 4. Complimenti per la lentezza nell'aggiornare il numero dei secchi. E entriamo in casa. Basterà Birib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 
buono. E basterà questo per ricaricarlo. Questo servirà per 3 pozioni d'acqua, perché l'acqua è la base di tutte le pozioni. Mi stai facendo addormentare solo col pensiero. Che gentile. Facciamo qualche pozione e la mettiamo a creare. Per farla basterà cliccare col tasto destro, trin 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 ton. E abbiamo fatto 3 pozioni d'acqua. Bellezza mia, come si fanno i brick come quelli che abbiamo appena di sopra? Che li volevo mettere anche sotto. Con la stone. Sì, grazie, ma con questa stone o con l'altra? Con la stone. Quella cotta? Sì, la stone, esatto, proprio quella. Ok, ci sono 9 pezzi di ferro qui che sono cotti, se qualcuno Brava. Li vuole mangiare. Belli caldi, roventi, come piacciono a noi. Faccio 32, mamma mia, ma qui non si cucina altro. Allora, dicevamo? Facciamo un brewing stand. Che sembra un incantesimo. È quello per fare le pozioni. Mi sembra di essere un pochino a Hogwarts. Ma vabbè. L'ho messa per terra. Allora. Povero ragazzo, si è bevuto anche il cervello. Ma la bacchetta è... Le pozioni potete fare 3 alla volta. Cosa consigliabile per sprecare meno ingredienti possibili. Ma se usassi la lana arancione? No, Ma puoi usare la lana che ti fa, fai tu, dai. Magari fai tu. Magari nera è più figa. Usando un solo ingrediente farete queste 3 pozioni. Dalla water bottle diventerà un Gatorade. Ma... No, diventerà una bottiglia di Nesquik. Buona Nesquik. No, diventerà Lockwood Potion, che è una pozione che non serve a niente, però è la base delle pozioni più interessanti. Per esempio, inizieremo con la pozione per la vita, perché adesso se prima col cibo vi recuperavate punti vita, ora non lo potete più fare. Quindi come si fa? Semplicemente prendendo un pezzo di oro, mettendolo a fare delle pipitine, potete anche uccidere i pigmen, ma così alla fine è più comodo. Prendiamo un pochino di fette di anguria detta melone. E andando qui, prima la uniamo, vedete, facciamo così e così, ed ecco qui la Glistering Melon. Mi chiedo se sia duro, perché invece di avere i soliti semini neri, c'ha dei pezzi d'oro, penso che darà fastidio ai denti. Prezioso. Ne basterà uno, ed ecco fatto che vi sarete spaccati tutti i denti. Yay! I dentisti saranno contenti.
Magari sciolto in un po' d'acqua, magari fa il suo bel Dici, effetto. Sì, dici. chissà. Sai, alla fine Ma l'anguria è un po' acquosa, non lo è. risulta che si sciolga l'oro se lo metti nell'acqua, non è No, eh. mica, no, non è mica argilla. A questo punto ecco fatto la potion of healing. La potion of healing è molto utile perché serve per recuperare istantaneamente delle pozioni. In questo Aspetta, modo. pure hai detto, la pozione serve per recuperare delle pozioni. Esatto, perché Ah, cioè, se te la butti e te ne vengono altre 50 come le. No, richiamate? no, se ne butti 50 te ne viene una di quello stesso tipo. Allora non No, conviene. non conviene. Guardate, facendo così, aggiungendo, questo è un ingrediente segreto, i famosi ingredienti della nonna. Non ditelo a nessuno perché poi ci si offende, è un Soprattutto segreto la di nonna che famiglia. poi si arrabbia se lo E non vi dici. fa più le La mia non me l'ha mai fatte. Mettendoci una glowstone in queste pozioni, come vedete, da Potion of Healing Instant Health, avete la Potion of Healing Instant Health 2, che invece Il di. ritorno della vendetta. Cos'è il ritorno della vendetta? Che così, quando vi curate, invece di curarvi istantaneamente tre cuori, Vi indipendentemente da. uccide sul Ma non colpo. è vero! Da quanta vita avete, vi darà sei cuori in una botta sola. Nel Siete senso che il contenti? primo colpo che prendete, boom, battete una testata nel primo lampione che trovate, vi dà sei cuori. Assolutamente sbagliato. Uffa. Passaparola che è meglio la prossima volta. Ma uffa. Per le prossime pozioni abbiamo altre idee interessanti, per esempio la pozione per resistere al fuoco, la pozione per la Ecco, falle un rigenerazione. po' quelle per il fuoco che sono stufa di farla fine dei Ma porkshop. c'è una. La fine dei workshop. Sì, Ma. cioè, di finire arrosticata alle blaze. Purtroppo per fare le pozioni che ci interessano avremo bisogno di degli oggetti droppati da degli bestioline simpatiche simpatiche del Nether. Chiamate Ma non è vero! E sono bestioline simpatiche. Una è il ghast, ci servirà una lacrima di ghast. Ecco, questa è un'imitazione in diretta. E poi avremo bisogno di uno di quelle, penso, scempiaggi, quelle specie di slime Ah, magmatici. quei cosi brutti, Che ci quei. daranno un gelato al magma cream, molto buono da consigliare insieme al pistacchio. Soprattutto d'inverno è buonissimo perché riscalda in un modo che neanche la Il cioccolata bollente. gelato più riscaldante del pianeta. Di solito lo usano per fare la reazione chimica per far La eruttare i fusione a caldo. vulcani. La fusione a caldo ci Sì, fanno. la fusione nucleare. Quindi il sole ne va matto, Hanno provato infatti. anche col cervello di El, ma non ha funzionato. Come sei gentile. Lì c'è un ghiaccio che deve saper Guarda che la battere. prossima volta ti creo delle granate, le splash potion e te le lancio, di quelle che ti fanno Il venire problema è che i foruncoli. nel tuo cervello siamo arrivati allo zero assoluto, ormai non più niente può. Quindi abbiamo fatto le nostre prime pozioni, andiamo a migliorare. Nel frattempo vi mostriamo, giusto prima di chiudere la puntata, due cosine. Una, Kiria. Kiria si è messa a lavorare un attimo qui sotto, ovviamente sbagliando completamente le misure, Basta, dimenticandosi assolutamente era il. andata a prendere un piccone perché c'è del ferro sopra la sua testina Sì, e bacata. infatti si è Ah, c'è un ricordata della. creeper davanti alla porta! Prima non c'era, cosa ci fa adesso? Puoi dire le Perché cose in un modo normale? no? Ma i creeper mi fanno restare male! E per finire andremo a far esplodere i creep. No, scherzi. No, amore, no. Non voglio ricostruire la casa Andremo a dall'inizio. salutare i Testificate. Ciao, Testificate, ciao! Ciao, Testificate, ciao! Ciao, Testificate, ciao! E così dopo 150 anni anche tu. Ciao, Testificate. Io non ti saluto, hai già salutato prima tutti gli altri. Brutto sta. Abbiamo interrotto le comunicazioni. C'è ancora il grande No, Testificate? amore, è morto, però Ma com'è se vai a morto? casa nostra c'è qualcosa, c'è l'orgia testifiche. Ma non l'avevi ripristinato, No, no? non l'abbiamo più ripristinato, si è Qua suicidato c'era una per. finestra, si è indicato che aveva una finestra qui. Si è suicidato per la noia. No, Oh, guarda, c'è un testificato in casa nostra. Ciao, ce n'è testificate. più di uno in casa, non in casa nostra, ma in quella che c'ha. Ecco. Ma cos'è sta. Ma non ha È senso! l'orgia testificate. Guarda, che fanno anche così con la testa. È il nuovo Ok, tormentone del li abbiamo villaggio. spaventati abbastanza. Adesso direi che potremmo anche smetterla. Che dici? Torno a casa evitando accuratamente il creeper. Vai creeper. Tu, 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 tu.
Occhio, 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 me lo no! Succede. No, 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 no. Chiuditi. Ciao, Creep. Ciao. Maremma. E con questa assurdità, Creep, stai di qua, la telecamera è di qua, Creep. Ok. Un saluto da Creep e sorridi. No, il poverino giusto non sa sorridere, ci è rimasto male, è vero. Ho scusate, deciso che scusate. Per il matrimonio mio di Elle, il cameriere dei nostri genitori dovrà portare una maschera da creeper sopra la faccia così per rendersi più simpatico. Stai volando, notiamo che Kira sta volando, lei fa la fakira. Grazie quindi di essere con noi e alla prossima puntata degli Eternal Love su Minecraft. Ciao!